Ciao a tutti e benvenuti a un non episodio di giochi di pessimo gusto. Ho detto non perché inizialmente questo gioco l'ho scaricato per poterlo inserire in giochi di pessimo gusto, solo che poi giocandolo ho visto che non soddisfava appieno i miei standard per poter essere appunto inserito nella rubrica giochi di pessimo gusto. Però ha superato tutti i miei standard per poter dire, cacchio, questo è un gioco che fa per me. È inutile dirvi quanto io sia appassionato di Initial D, ma ancor di più quanto sia estimatore di Dating Sim. Ora, immaginatevi che qualcuno prenda entrambe le cose e ne faccia un gioco unico. È straordinario. Non continuerò ulteriormente questa intro perché appunto non è un episodio di giochi di pessimo gusto e andiamo a vedere Drift Girls. Drift Girls, disponibile gratuitamente per Android, gioco freemium per cui sto facendo uno sforzo bestiale per non cominciare a shoppare violento, è in sostanza un piacevolissimo incontro tra il mondo delle corse clandestine con tanti drift, alla Initial D insomma, e quello dei dating sim con tantissime ragazze che troveremo durante le nostre scorribande in giro per la città. Il protagonista, cioè noi, sarà un pilota semiprofessionista, che in seguito a un terzo posto del campionato, rosicherà così tanto da fargli fare un rage quit pazzesco dal mondo delle corse, facendogli dire «Sai che sta di bello? Mi metto a correre per strada, faccio cash come niente e rimorchio un sacco». E così sarà. Il gioco sarà suddiviso in 14 aree che molto lentamente andremo ad esplorare, ognuna di esse è composta da 5 livelli sbloccabili, a seguito dei quali troveremo una sfida contro il boss di quartiere. Una vittoria verso quest'ultimo comporterà un avanzamento verso l'area successiva. Il gameplay funzionerà più o meno come un rhythm game, ovvero i comandi che potremo dare durante il gioco saranno soltanto 3. L'acceleratore durante la nostra partenza, con il quale dovremo beccare il giusto numero di giri del motore per partire con lo sprint, la sterzata in drift a destra e sinistra e il NOS. Sicuramente il controllo più importante sarà proprio quello delle sterzate, perché è proprio lì che entrerà in gioco la nostra abilità, dove dovremo prendere col giusto tempismo sia l'ingresso che l'uscita di curva. Otterremo così, ad ogni passaggio, un giudizio che va da grit a miss, cioè mancato. Ottenere un punteggio alto sarà essenziale per avere, a fine corsa, bonus e crediti di gioco, oltre che a proseguire con la storia. Il NOS invece, non c'è bisogno che lo dica, ci donerà un piccolo boost in ogni momento della gara. Si ricaricherà a seconda di come stiamo procedendo con l'attacco delle curve. Concedetemi questa terminologia alla Initial D. Ma ovviamente le uniche curve da attaccare non saranno solo quelle della strada, ma delle tante donzelle disponibili, che dovrebbero essere circa 40. Capiterà di tanto in tanto di imbatterci in qualche ragazza alla ricerca di un passaggio, o che comunque ha a che fare con questo strano mondo delle corse clandestine in pieno centro. Sulla mappa compariranno dei segnalini corrispondenti alle ragazze da sbloccare. Inizialmente sarà facile riuscire ad ottenere il loro numero di telefono, maniera in codice del gioco per dire sbloccate, perché si tratterà di completare una determinata tappa del livello, oppure aver raggiunto un certo livello con l'account. Ma andando avanti diventerà sempre più tosta. Ad esempio, dovremo risultare alti nella classifica mondiale di tutti i giocatori, dovremo aver raggiunto un buon rapporto con un'altra ragazza, ottenere bonus particolari, eccetera, eccetera. Sta di fatto che se ci si mette, nel giro di 4-5 ore di gioco riesce a farti il meccanico, la banchiera, la biologa e la figlia del benzinaio. Come funzioneranno i nostri appuntamenti con le ragazze? Beh, prima di tutto dovremo selezionare la ragazza che più ci aggrada, capendo prima di tutto che genere di auto gradisce, perché ognuno ovviamente ha dei gusti diversi. Ma al punto dove sono arrivato, posso tranquillamente dire che non ho ancora trovato nessuna a cui non piaccia la Ferrari. Chiamate le FES. Una volta presa da casa la tipa, dovremo scegliere il luogo dove portarla, alcuni dei quali richiederanno semplicemente una spesa in coin per essere raggiunti. Altri invece, per essere visitati, richiederanno degli appositi pass, sbloccabili casualmente con le gare, o i pescaggi dei vari pacchetti che avremo a disposizione nello shop. Lo shop. Ne dobbiamo parlare. Io per ora non ho acquistato niente, ma la tentazione è tanta. Rischio di fare la fine di Love Live. Bisogna dire che esistono i coin, che sono la moneta secondaria, tramite i quali potremo portare fuori le tipe, upgradare le auto, tra poco vi spiego come, e poi avremo il cash. Il cash è la moneta sonante, con la quale potremo fare cose interessanti. Tipo acquistare i vari pacchetti dello shop, annullare il cooldown tra un'uscita e l'altra delle varie tipe, perché sì, hanno un cooldown sulle uscite che potremmo fare, oppure assumere un pilota che al posto nostro farà le gare, consentendoci di guadagnare tempo prezioso. Ogni tipo avrà, come ho già detto e come succede di regola nei dating sim, i suoi gusti.
Quindi riuscire a capire che genere di posti piacciono ad una ragazza e che tipo di comportamento ha. È di vitale importanza, soprattutto quando andremo a rispondere alle domande che ci verranno poste durante gli appuntamenti. Andare alla grande durante un'uscita vuol dire aumentare la barra di attrazione tra noi e la specifica ragazza. Andando avanti potremo sbloccare varie opzioni e possibilità, fino ad arrivare al 100%. Ve lo dico già da adesso, per portarvele a letto o quantomeno in una tenda da campeggio dovrete raggiungere il 100%. Stessa cosa vale per i vestitini sexy, che purtroppo, e dico di nuovo, purtroppo, si potranno ricevere solo tramite drop casuali dei pack che andremo ad acquistare dallo shop. Al momento giusto qualche vestitino da cheerleader e poca roba, ma speriamo bene andando più avanti. Ma portarsi fuori le tipe per poi farsi praticamente un harem, che cosa c'entra con le corse? C'entra invece, perché più il nostro rapporto con una ragazza sarà intimo, più questo aumenterà le nostre statistiche a fine corsa. Infatti ad ogni gara potremo scegliere quale ragazza dovrà stare al nostro fianco, e molte di queste, sebbene il doppiaggio in inglese non sia proprio il massimo, arrivano a godere praticamente ad ogni curva che andremo ad affrontare. Buon per noi, no? Oltre alle statistiche per salire più velocemente di livello, avremo anche delle skill particolari da poter sfruttare, tipo prezzi più economici dal meccanico oppure maggiore probabilità di successo durante le modifiche ai mezzi e ai componenti. E qui arriviamo a parlare delle auto. È chiaro che tutto gira intorno all'automobile, quindi è importante avere sempre l'auto pronta per ogni esigenza e per ogni categoria, dato che nell'online, sia nel ranking indiretto o PvP, dovremmo essere pronti ad ogni potenza d'auto. Per far salire di livello una vettura e quindi migliorare le sue statistiche, potremo darle in pasto le auto che abbiamo trovato come doppione, oppure aggiungerle dei componenti che avremo droppato durante le gare o nei pacchetti acquistati. Anche qui, per i singoli componenti, potremo sacrificare i doppioni per ottenere parti più efficaci. Tutti quei pezzi che non ci serviranno più, o che comunque faranno talmente schifo da essere inutili, potranno essere semplicemente rivenduti per guadagnare coin aggiuntivi. Ultima cosa che rimane da dire, e dato che si parla di automobili non può che essere a tema, i punti necessari per partecipare alle gare sono espressi in litri di benzina. Ovviamente. E questo comporterà dei risvolti, per certi versi, simpatici. Come ad esempio, se avete avuto, come me, parecchio culo durante un pack opening e avrete droppato un'auto ultra rara, sì, potrete fare i bulli vincendo a mani basse ovunque, ma costerà anche più benzina farla girare. Bella fregatura. Comunque, non so se sono rimbambito io o questo gioco ha qualcosa di strano, ma devo essere sincero, il miscuglio di dating e corse è davvero molto azzeccato. Riesce a divertire parecchio perché appunto uno dei due stili di gioco spezza la monotonia dell'altro e soprattutto la connessione che vi è tra un elemento di gioco e l'altro è molto divertente e stimola molto ad andare avanti nella storia e continuare a giocare. A dire il vero, rispetto a moltissimi altri giochi che hanno un funzionamento a punti spendibili per poter continuare a giocare, Drift Girls consentirà lunghissime sessioni prima che la benzina si esaurisca. Attualmente mi trovo a livello 20 e mi è capitato di fare, per questa recensione, anche sessioni di quasi un'ora, che per un gioco per smartphone, vi garantisco, è davvero tantissimo. Che altro c'è da dire? Drift Girls ha il mio seal of approval senza dubbio, perché puoi andare driftando in giro per la città, preparandoti poco alla volta le tue vetture, senza disdegnare momenti in cui una ragazza ti trascina a casa sua con la scusa di dover cambiare una lampadina, ma poi ci ricorda che per compiere un'azione simile dovremo prima spegnere la luce. Se volete seguire questo gioco durante le mie corse vicende, che sono davvero carine, basta che me lo diciate nei commenti e lo continuerò sotto forma di gameplay sul canale di Momenti di Qualità. Per oggi da Fraus è tutto, ci rivediamo al prossimo video!